Cari amici, buongiorno dal vostro Telemondo e dal nostro grande, unico, inimitabile Davide. Davide, bentornato. Nino. Oggi c'è un info vlog, ho preparato veramente un vero gioiellino. A me piace da morire. Anche a me. Lo dico subito. Triumph Street Triple RS 2020. Davide, dopo aver provato la 2013-14, poi abbiamo fatto un upgrade con il modello 2017-2019, provi l'ultima nata della questa casa inglese. Che è stata migliorata in tante piccole cose. Era, ma già prima per me bravo, era, era difficile migliorare il modello precedente 2017-2019. Loro sono riusciti con dei piccoli particolari, perché sono i dettagli che fanno la differenza a rendere ancora questo modello più stiloso, aggressivo, tecnico, e poi, tecnico, e poi ragazzi con un pedigree che solamente Triumph ha. Quindi Davide, veramente un vero gioiellino. Si riconosce subito la qualità che c'è su. È un'altra moto. Prima di parlare però nel tecnico, io volevo ringraziare a tutti i nostri amici del nostro canale YouTube Ninfio Motori, che insomma ragazzi siamo quasi arrivati a 2500 iscritti, poche unità. Sono molto felice e orgoglioso per questo progetto iniziato qualche anno fa, sì, dove ormai siamo diventati un punto di riferimento nei test. Non abbiamo, insomma, non siamo, non possiamo competere con i grandissimi youtuber che sono i numeri uno, fantastici, insomma, che li ammiriamo tantissimo, però il nostro canale sta diventando sempre di più un canale di qualità. Questi sono i commenti che ci arrivano, apprezzano tantissimo il lavoro che fa Davide, il grande Antonio alla regia e soprattutto anche il grande Lello Vaccaro, che saluto affettuosamente. Quindi complimenti ragazzi, perché il nostro pubblico, il vostro pubblico, veramente sta apprezzando tantissimo il vostro lavoro. Quindi ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella. La campanella perché con tutti. Qui non abbiamo una programmazione, quindi quando si vanno a quando fare è da voler a voglia facciamo il test. Quindi per non rimanere senza notifico, attivate la campanella. Benissimo. E vi ricordo che sul sito ninfiomotori.com, che è aggiornato quotidianamente, ci sono tutte le moto disponibili alla vendita. Davide, torniamo a noi, quindi ci sono delle curve della costiera amalfitana che ci stanno aspettando, quindi in questo giorno settimanale con una giornata di sole bellissima io ti invidio. Purtroppo devo stare devo stare recluso qua dentro, perché veramente io vado in tilt, perché quando non sto nel mio pick up vado in tilt. Fatti qualche curva anche per me e poi mi dici questo gioiellino come va. E quindi alla fine possiamo salutare che dal boss delle moto, da DVR, you in Chanel, cause it's just perfect for your smile. Girl, I swear for you I'd run the world, I'd run the miles. The way you look at me, I think I'm going insane. It's crazy how we started out to what the love became. Ed eccoci qui, arrivati nella nostra amatissima piazzola, inizio di tanti test, e siamo anche ovviamente in costiera amalfitana, terreno fertile per questa Triumph Street Triple RS. Ma prima di salire in sella e raccontarvi quali sono le sensazioni, andiamo prima a guardare qualche dato tecnico. Come prima cosa partiamo, come sempre, come piace a noi, dal motore. Qua troviamo un Triumph 3 cilindri dal suono inconfondibile, che eroga la potenza di ben 123 cavalli a 11.750 giri ed una coppia massima di 79 Nm a 9.350 giri. Quindi da questi dati capiamo che è un motore che lavora molto in alto, ma ne ha per tutti. Passando invece alla ciclistica, quindi sospensione e freni, all'anteriore troviamo una forcella big piston da 41 mm completamente regolabile ed un impianto frenante di tutto rispetto Brembo, con una pinza M50 ed un pompante MCS21 regolabile, quindi frenata al top. Ovviamente il tutto va a mordere due bei dischi da 310 mm. Passando invece al posteriore troviamo un monoammortizzatore Hollins STX 40 a sua maestà, completamente regolabile e con piggyback, ed un monodisco da 220 mm morso anche qui da una pinza Brembo. Reparto elettronico e controlli di primissimo livello, abbiamo una strumentazione fantastica
intercambiabile, ci sono vari design, troviamo mappature motore come Rain, Sport, Road, Track e l'individuale dove possiamo settare tutto a nostro piacimento. A differenza del modello precedente troviamo anche il blipper in scalata, quindi oltre il cambio elettronico in salita. Già per venire qui in costiera ho apprezzato molte delle sue doti tecniche, ma non vi voglio svelare nulla, quindi saliamo in sella e andiamo a provarla. Yeah. It's heavy. I don't know why they keep sleeping on me. Wake them up. Low city, man, I've been high. I saw a doctor, Elvis. Hopeless, what I used to be. Now I'm moving packs of that potent pressure. If love is a drug, I need extra. I don't look to people, look to the one who poured and don't even measure. Killing beats give me pleasure. Please call the medic, this beat came to me on a stretcher. In the lab, I step to the mic and feel like I'm Dexter. I'm a man, dark world, but I'm still shining like treasure. Yeah, I got joy like ha ha ha. Wait, and I can't wear smiles, that's fake. Then I'm between love and strong. Hey, clock says no time for mistakes. Ed eccoci qui, ragazzi, siamo in sella a questa street triple RS. Mamma mia, ragazzi, è una delle mie naked di media cilindrata preferite. È una moto perfetta, veramente perfetta. Ho portato i modelli precedenti, a dire il vero ho già portato anche questo modello una volta, intanto questo signore con lo scooter mi voleva venire addosso. Ma partiamo come sempre, come prima cosa, dal comfort alla guida. Comfort di tutto rispetto, non è una delle moto più confortevoli, infatti io sconsiglio vivamente di comprarla in caso voi la usiate molto in città, perché nonostante il manubrio largo, nonostante la schiena non sia troppo inclinata verso il manubrio, nonostante le pedane siano abbastanza dritte, non troppo arretrate, è comunque una moto devota alla curva. Per me è così, è come la trovo io, è una moto che cerca di essere perfetta nelle curve. Ed il setting delle sospensioni lo fa capire subito, perché anche col setting originale con cui la provai io non troviamo una moto clemente con le asperità dell'asfalto. Infatti è una moto perfetta per le curve, ma sui fossi, sui dossi cominceremo a sentire qualcosina del fondo schiena, perché le sospensioni sono durette. E proprio parlando delle sospensioni, quindi veniamo ai suoi punti forti. Oltre al motore, questa moto è dotata di un impianto di sospensioni e di freni veramente di top gamma. La moto sembra camminare su dei binari, ragazzi, veramente incredibile come scende in piega questa moto. E la cosa che subito salta all'occhio, c'è un feeling impressionante, ma credo veramente con qualsiasi tipo di pilota. Ed il suo peso di soli 166 kg, quindi proprio un peso piuma, favorisce ovviamente i cambi di direzione e la maneggevolezza in generale di questa moto. Dato il suo peso così ridotto, uno può pensare che la moto magari sia meno stabile, ma invece proprio la sua impostazione da sportiva la rende un vero e proprio treno su dei binari. Noi siamo in strada, quindi ragazzi, ovviamente non porteremo nessuna moto mai al limite, ma credo che anche in pista una moto del genere dia del filo da torcere a piloti per portarla al limite. Ovviamente stiamo sempre parlando di una moto studiata per la strada. Superato il reparto ciclistica, freni, che ve lo dico a fare, ragazzi, frenata perfetta sia anteriore che posteriore. Veniamo al motore, che è un'altra delle chicche di questa moto, perché a differenza del motore della vecchia versione, questo qui ha la coppia spostata leggermente più in basso, circa 500 giri più in basso, e questa cosa si sente. In generale comunque è una moto che ne ha veramente a tutti i giri, e guardate qui come si butta tra tutte le curve, anche col blipper usiamolo un pochino visto che ce l'hanno queste moto.
A me piace sempre cambiare con la frizione. Mamma mia, sentite qui, sentite qui come canta questa Triumph. E beh ragazzi, il marchio inglese si fa rispettare ampiamente. Effettivamente non so se c'è qualche naked al suo livello, nonostante io sia innamorato perdutamente della Ducati Monster 937 e nonostante sappia anche che il Duke 890 uscito da poco della casa austriaca KTM, non so se sono a livello suo. E soprattutto ricordiamoci che questa è una moto che viene venduta a 12.000 euro, che non sono pochi ma non sono nemmeno tantissimi per quello che ci offre questa moto. Dopo una bellissima e lunghissima giornata passata a bordo di questa Triumph, veniamo alle conclusioni. Una moto, come ho ripetuto nel corso del video, veramente top di gamma. Una moto che non consiglio sicuramente a chi vuole una moto a utilizzo a 360 gradi, poiché secondo me questa, per il reparto tecnico che monta, per tutti i pezzi pregiati che monta, è una moto da utilizzare più per le uscite e per le passeggiate. Motore Triumph 3 cilindri esplosivo, sentiamo dal primo al 123° cavallo, veramente una vera bomba, però si lascia guidare anche, diciamo, a bassi giri, quindi veramente un motore molto versatile. Impianto frenante al top, sospensione al top, elettronica al top, una moto veramente di alta fascia. Per questo video è tutto ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina, e per sapere la disponibilità di ogni moto della Ninfio Motori andate sul nostro sito. Per questo video è tutto, quindi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate della moto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! What if I told you that you were dated like Pinkett? If I drove a Lincoln, would you think so different of me? Hope a Bentley and identity would never coincide. I think the enemy would try to catch with something flashy.